Iniziamo questa serie di lezioni sulla filosofia a Napoli nell'età moderna, che io tengo con molto piacere, su insistenza della professoressa Saddi e degli altri colleghi e delle altre colleghe del Pitagora. Quindi, come vedete, è una riunione fatta su misura per voi. Credo che voi abbiate avuto già conoscenza del progetto. Ora, io ho concepito le lezioni in modo che ci siano degli agganci per la storia dell'arte, per la storia della città di Napoli e pure per la storia della letteratura. Lo vedremo concretamente. Io terrò una breve esposizione e poi voi mi potrete fare domande. Ora, il primo grande filosofo dell'età moderna, napoletano, uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi, è Giordano Bruno. Giordano Bruno è nato a Nola nel 1548, almeno quasi certamente è nato nel 1548. Era figlio di un soldato mercenario e di una donna di umili condizioni. Quindi a un certo punto ricorre alla soluzione a cui ricorreva ognuno che avesse ingegno a quel tempo e non avesse mezzi, cioè entra già molto adolescente in una scuola domenicana, ma poi soprattutto a 16 anni entra proprio nel convento di San Domenico Maggiore a Napoli. Ora, il convento di San Domenico Maggiore è un complesso monumentale splendido che si trova proprio nel cuore della città vecchia. Io accenno solo a questo perché penso che sia uno sviluppo insomma, della vostra ricerca e che voi lo andiate a vedere, perché è un gioiello dell'architettura e della storia della nostra città, cioè è un monumento che è stato, diciamo, avviato negli ultimi decenni del 200, è stato completato ai primi del 300, poi ha avuto varie vicende. Quello che ci interessa è questo, che ci sono stati San Tommaso d'Aquino, il fondatore della filosofia cristiana medievale, sapete che ancora oggi la dottrina ufficiale della Chiesa è il tomismo, e Giordano Bruno, che paradossalmente sembra il suo opposto, ma in fondo non lo è. Come vedremo. Ora, nel 2011 è stata completata la ristrutturazione, il restauro di questo complesso monumentale, che poi è stato in parte adibito a iniziative culturali. L'ultima è stata appunto quella dell'anniversario di Totò. Io veramente penso che valga la pena di visitarlo e vorrei rilevare questo. Il restauro veramente è stato fatto in maniera eccellente, cioè questo posto è splendido, aveva avuto già tutta una serie di danni e di ristrutturazioni durante i secoli, perché a Napoli c'erano stati terremoti a fine 400, nel 600, c'era stato un incendio, ci sono stati vari episodi per cui già in passato aveva subito ristrutturazioni. Ora è stato splendidamente, vi ripeto, restaurato. Per me diciamo, è significativo ricordare anche questo. L'ultimo danno che ha ricevuto il complesso monumentale di San Domenico è stato nel 1943, perché nel 1943, il 4 agosto, fu bombardata niente meno che la chiesa di Santa Chiara. La chiesa di Santa Chiara andò in polvere, fu danneggiato pure in misura fortunatamente minore San Domenico. Questo lo voglio sottolineare perché durante la guerra mondiale i cosiddetti alleati, cioè praticamente in altri termini gli inglesi e gli americani, hanno bombardato varie città italiane, però quella che ha il record dei bombardamenti è Napoli. Napoli ha avuto circa 200 raid aerei, alcuni diciamo di ricognizione, altri di bombardamento, da parte degli alleati. Chi sono gli alleati? I maggiori alleati della Seconda Guerra Mondiale contro Italia, Germania e Giappone erano Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Unione Sovietica.
Ovviamente la Francia era in condizioni debolissime, l'Unione Sovietica si occupava dei nazisti sul suo territorio, quando si parla degli alleati sul suolo italiano si parla di inglesi e di americani. Ora purtroppo gli inglesi e gli americani hanno bombardato la città di Napoli. Con questa sottolineatura che ci tengo a fare perché è gravissima, cioè fino al 1942 i bombardamenti prevalenti sono stati degli inglesi ed erano bombardamenti cosiddetti strategici, cioè bombardavano le navi nel porto, le infrastrutture industriali, le fabbriche della zona orientale, eccetera, con l'idea che bisognasse bloccare la produzione di armi, il traffico di armi, eccetera, eccetera. Poi nel 1943 subentrarono come protagonisti gli americani e anche gli inglesi, d'accordo con gli americani, cambiarono il quadro e dai bombardamenti strategici passarono ai bombardamenti a tappeto. Bombardamenti a tappeto significava colpire la città in qualunque punto e quindi hanno colpito la città perfino in Santa Chiara. Ma adesso non voglio fare la storia dei bombardamenti anglo-americani su Napoli, sarebbe una storia purtroppo lunga e dolorosa. Ci è costata tra 20 e 25 mila morti. Io ci tengo a dirlo perché nei libri di storia non si trova nessuna traccia di questo fatto di cui noi abbiamo vissuto le conseguenze, perché io vi potrei indicare nella Pignasecca, a Montesanto, eccetera, uno per uno i palazzi ancora danneggiati dai bombardamenti del 43. E poi soprattutto un invito che faccio a chiunque venga a Napoli, oltre che a voi, è questo. Proprio da pochissimo tempo, da 3-4 settimane, è stato aperto il rifugio che sta sotto Palazzo Serra di Cassano. Cioè sotto questo palazzo ci stanno dei cunicoli che portano molto in profondità e che durante la guerra mondiale, come altri cunicoli a Napoli, furono usati come rifugio contro i bombardamenti. Veramente hanno fatto un bellissimo lavoro e hanno anche messo in esposizione tutto quello che hanno trovato. Quindi quando vi capita venite a vedere questo rifugio sotto Palazzo Serra di Cassano. Allora vi stavo dicendo, quindi Giordano Bruno entra nell'ordine dei Domenicani, studia soprattutto San Tommaso e si specializza, si direbbe oggi, su San Tommaso. Però Giordano Bruno era una personalità effervescente, esplosiva, dotata di una curiosità incredibile. Tra l'altro pare che avesse imparato a leggere e scrivere da solo. Quindi si mette a leggere tutto quello che trova e dentro la biblioteca dei Domenicani trova un'enorme quantità di libri anche non ortodossi, cioè non in linea con la ideologia ufficiale di San Tommaso. Soprattutto legge scritti platonici, neoplatonici, ermetici e Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam era un pensatore proibito all'indice. Allora i superiori di Giordano Bruno cominciano a diffidare di lui, lo sottopongono a un procedimento disciplinare. Giordano Bruno percepisce che tira cattiva aria e si trasferisce prima a Roma, poi a Noli. Noli è una piccola città della Liguria, poi da Noli passa a Ginevra. E il cambiamento è forte perché Ginevra è la capitale del calvinismo. Ora Giordano Bruno, giovanissimo, 27-28 anni, va a Ginevra e in pochissimo tempo diventa un punto di riferimento culturale, che però entra in conflitto con la chiesa calvinista presbiteriana. Scusate, credo che stiate studiando proprio credo quest'anno la riforma protestante, l'anno scorso, meglio ancora. Allora vi ricorderete che il calvinismo sostiene una chiesa democratica basata sui più anziani della comunità presbiteriana, da cui Giordano Bruno si riprometteva più tolleranza che dalla chiesa cattolica, e soprattutto i calvinisti credono nella predestinazione. Giordano Bruno comincia a polemizzare con la predestinazione
perché sostiene che la predestinazione spinge alla passività, mentre invece lui, come saprete e come vedremo, è un filosofo dell'attivismo, dell'eroico furore. Quindi attacca la morale della predestinazione e il concistoro, cioè il supremo organo di controllo della comunità protestante di Ginevra, lo espelle. Quindi Giordano Bruno viene, diciamo così, perseguitato dalla Chiesa cattolica, poi viene perseguitato pure dalla Chiesa protestante ginevrina. A questo punto va a Tolone, in Francia, e poi a Parigi. A Parigi entra immediatamente negli ambienti di corte. Tenete presente, insomma, qua stiamo parlando del 1582, insomma, difficoltà di trasporti, di spostamenti, controlli, eccetera. Lui si riesce a imporre alla corte di Enrico III e scrive un'opera di carattere neoplatonico che si chiama De Umbris Idearum, cioè Le ombre delle idee. Con questa opera dedicata al re Enrico III entra proprio a corte come persona di grande fiducia e di grande rispetto. Scrive anche un'altra opera minore a cui voglio accennare alla fine della mia chiacchierata, che si chiama il Cantus Circeus, cioè un canto in onore, stranamente, della maga Circe, che è molto attuale secondo me. Ora, il De Umbris Idearum, che cosa vuole significare? Che significa questo titolo? È un titolo neoplatonico, cioè le cose sono le ombre delle idee. La vera realtà è la realtà ideale. Quindi è stato detto che a Parigi c'è la fase neoplatonica del pensiero di Giordano Bruno. Quindi inizia la sua filosofia come neoplatonico. Le cose sono le ombre delle idee, la vera realtà è la realtà ideale. Però Giordano Bruno intende le ombre anche in un altro senso, cioè lui parla di una umbratilità, cioè di una scarsa chiarezza, di una mancanza di luce che c'è proprio nel mondo umano. Cioè questo concetto di ombra significa i rapporti umani non sono autentici, gli uomini non sono sinceri, non ci sta trasparenza, il mondo è torbido, e questa visione torbida del mondo, diciamo pure un po' pessimistica, emerge nella commedia Il Candelaio. Il Candelaio è una commedia brillantissima di critica della società dei suoi tempi, di messa in ridicolo di tutti gli atteggiamenti politici, culturali, ecclesiastici, eccetera, che potrebbe essere oggetto di una ricerca pure di carattere letterario. Ora, quindi, a Parigi Giordano Bruno è neoplatonico. Ora, quello che è veramente molto interessante è viene studiato molto in questi ultimi anni, è questo. Cioè, probabilmente Giordano Bruno, nell'ambiente di Enrico III, riceve delle istruzioni di tentare una sorta di impresa diplomatica a Londra. Quindi, con l'ambasciatore Castelnau, l'ambasciatore francese a Londra, passa nel 1583 a Londra. E a Londra entra immediatamente nella sfera della regina Elisabetta, viene accolto a Oxford, comincia a fare lezione di filosofia pure a Oxford e comincia a suscitare grandi gelosie pure a Oxford. Quindi immaginatevi un uomo di poco più di 30 anni che percorre tutta l'Europa e viene immediatamente a emergere come un grande pensatore. Ora, perché dico, negli ultimi anni è stato molto sottolineato questo fatto, perché c'è un problema. Giordano Bruno, di cui noi abbiamo una splendida erma alle vostre spalle, opera dello scultore Canone, e come sapete Giordano Bruno è passato alla storia anche popolare della cultura perché è morto nel 1600, il 17 febbraio, al suo vivo a Campo dei Fiori. Ovviamente viene detto che tutto questo è avvenuto perché lui ha elaborato una filosofia contro quella ufficiale della Chiesa Cattolica. Questo è vero, ne parleremo tra poco, però probabilmente il vero motivo della condanna a morte di Giordano Bruno è il fatto che lui in Francia si era messo dentro un gruppo che si chiamava dei politiques, i politici, che volevano tentare una mediazione
in un momento in cui in tutta Europa si stavano scatenando gli odi di religione, in Francia c'era la lotta tra gli ugonotti protestanti e i cattolici, in Inghilterra c'erano gli anglicani e i puritani, e il cattolicesimo era tirato da varie parti e praticamente era interesse di Enrico III di creare una situazione più pacifica. Ora quindi Giordano Bruno è stato sospettato di essere una spia, oggi si direbbe. Vabbè, comunque non parliamo ancora di questo aspetto, perché siamo ancora lontani dalla condanna a morte, siamo al 1583. Ora Giordano Bruno in 2 anni a Londra pubblica 6 dialoghi in italiano. Scusate, sottolineo in italiano perché a Londra, a corte, negli ambienti intellettuali si conosceva perfettamente l'italiano. Ma poi lui li scrive in italiano pure perché li considera più divulgativi. Poi a Francoforte scriverà 3 dialoghi in latino più esoterici per iniziati. Allora scrive questi 6 dialoghi a un ritmo incredibile, uno dopo l'altro, che delineano la sua filosofia. Però qua appunto arriviamo al cuore della sua filosofia e la dobbiamo definire. Qualcuno ha detto è un periodo copernicano, cioè il personaggio che sta al centro della riflessione di Bruno a Londra è Copernico. Allora quindi Parigi, periodo neoplatonico, a Londra periodo copernicano, panteista, come vedremo tra un attimo, poi l'ultima fase a Francoforte, prima di andare a finire nelle galere dell'Inquisizione, è una fase che è stata definita atomistica, legata al pensiero dei presocratici. Quindi ci sarebbe un Bruno neoplatonico, un Bruno copernicano, panteista e un Bruno atomista, materialista. Ma in effetti queste idee circolano in tutte le sue opere, insomma. Però per comodità accontentiamoci di questa divisione in 3. Ora, qual è il concetto fondamentale di Giordano Bruno a Londra? Lui scrive dell'universo infinito e mondi, prendiamo in considerazione solo le cose principali, dell'universo infinito e mondi, significa praticamente una visione che è esattamente quella dei nostri giorni, cioè lui ha anticipato di 400 anni l'astrofisica, la cosmologia, eccetera, perché lui che cosa dice? C'è la polemica tra la visione tolemaica e la visione copernicana. Copernico ha formulato qualche decennio prima una teoria secondo cui non è la Terra il centro dell'universo e gli astri si muovono intorno alla Terra, ma invece il Sole è il centro e gli astri si muovono intorno al Sole. Ora, la teoria copernicana era considerata eretica perché la teoria aristotelico-tolemaica era quella ufficiale della Chiesa e quella che sta alla base pure della Divina Commedia. Cioè c'era una concezione assolutamente sbagliata, secondo cui la Terra sta al centro, la Terra è privilegiata, tutto il mondo è ordinato, tutto ruota intorno alla Terra come tutto ruota intorno al Papa e intorno all'imperatore. Cioè c'era l'idea che questa visione cosmologica fosse strettamente intrecciata a una visione politica e religiosa. Copernico, qualche decennio prima, negli anni 40 del Cinquecento, aveva detto: guardate che facendo dei calcoli matematici risulta molto più semplice spiegare le orbite dei pianeti dicendo che il Sole sta al centro. Quindi aveva proposto una teoria eliocentrica, come sapete Helios Sole, al posto di quella geocentrica. Però la teoria copernicana, come era stata interpretata e come era stata presentata pure da Copernico, soprattutto c'era stato un grande interprete, Osiander, aveva detto: vabbè, ma quello Copernico ha voluto fare dei calcoli matematici, ha voluto dire che è più semplice spiegare le cose con questo tipo di geometria, ma è una geometria, una matematica, la realtà è sempre quella di Aristotele e Tolomeo. Quindi il copernicanesimo è solo una teoria geometrico-matematica. Invece Giordano Bruno dice no, Copernico, di cui fa un grande elogio, dice proprio una cosa giusta, cioè il sistema ruota intorno al Sole, quindi non è una teoria matematica, è una realtà astronomica.
Però Giordano Bruno, con tutto l'elogio che fa di Copernico, va molto oltre, perché Copernico pure aveva torto. Perché è vero che il Sole è il centro del sistema solare, ma non è il centro dell'universo. Allora Giordano Bruno riprende Niccolò Cusano e dice: l'universo è infinito, dell'universo infinito e mondi. Cioè l'universo è infinito perché fa questi strani ragionamenti, però sono ragionamenti validi. Se Dio è infinito e avesse creato un mondo finito, avrebbe creato un niente, perché qualunque grandezza finita rispetto all'infinito è comunque piccolissima. L'infinito soverchia qualunque grandezza finita. Dio sarebbe inadeguato a se stesso se avesse creato un universo finito. L'universo invece è infinito. Usa vari argomenti, tra cui un argomento molto curioso ripreso da Archita di Taranto, che aveva immaginato: se ci sta qualcuno che arriva fino al limite del mondo e mette la mano attraverso questo limite, dove la sta mettendo? Nel niente, ma il niente non esiste. Allora, con questo tipo di ragionamenti, lui dice: l'universo è infinito, ma intanto il problema è questo: Dio è infinito, l'universo è infinito, quindi Dio coincide con l'universo, l'universo coincide con Dio. E quindi, diciamo, si profila il panteismo, cioè tutto è Dio, Dio è in tutto, cioè Dio è la natura. Ora, Giordano Bruno non solamente dice questo, ma arriva molto oltre, arriva veramente, proprio vi ripeto, ai giorni nostri, perché che dice? Se l'universo è infinito, non c'è un centro dell'universo, ma se non c'è un centro dell'universo e la Terra quindi non ha nessun privilegio dal punto di vista del movimento, perché la Terra dovrebbe avere il privilegio di avere la vita? La vita è presente dappertutto nell'universo. E quindi riprende l'idea dei presocratici, degli ilozoisti presocratici, come vi ricorderete. Cioè la vita è onnipresente. Però dice ancora un'altra cosa, cioè dice: ma la vita è quindi onnipresente, ma perché l'intelligenza pure sarebbe un privilegio della Terra? No, l'intelligenza c'è dappertutto. Quindi scrive delle frasi estremamente incisive in cui dice: ci sono infiniti mondi abitati da specie intelligenti che pensano come pensiamo noi, perché noi pensiamo attraverso il Logos e loro pure pensano attraverso il Logos. Loro che si aspettano che noi gli portiamo la verità? No, perché loro la verità ce l'hanno già dentro di loro, come noi l'abbiamo socraticamente dentro di noi, perché abbiamo la capacità di ragionare. Quindi esistono infiniti mondi abitati da specie intelligenti, cosa che, diciamo, ancora oggi per qualcuno sembra strana. Però io, insomma, non ho voluto riportare troppe citazioni. Ma voi immaginatevi che in Giordano Bruno non solamente viene detto questo con estrema chiarezza, ma viene detta pure un'altra cosa, che questo universo infinito produce continuamente materia. Oh, ora dovete sapere che in un anno nascono 150.000 nuove stelle, in un anno solare nascono 150.000 nuove stelle. Ci sono delle espressioni di Giordano Bruno che veramente prefigurano questa situazione, cioè che l'universo è infinito, c'ha infiniti mondi e crea ulteriori mondi continuamente, ulteriori mondi che piano piano raggiungono la maturazione della vita e dell'intelligenza. Ora, tenete presente, insomma, noi diciamo nel 2006 si è calcolato che le stelle della nostra galassia, cioè della Via Lattea, sono perlomeno 200 miliardi. E solamente quando voi eravate piccoli sono stati osservati i primi pianeti extrasolari. Questo io lo voglio rilevare perché veramente è geniale di Giordano Bruno. Cioè Giordano Bruno dice questo: quei puntini luminosi che noi vediamo, che si chiamano stelle, sono dei soli. Ma questo, guardate, che insomma è un'anticipazione proprio fantascientifica che lui fa. Lui dice: guardate che quelli sono dei soli. Allora gli si obietta: ma scusami, ma praticamente se tu sostieni che la Terra gira intorno al Sole, noi questi puntini, questi soli, come tu li vuoi chiamare, li dovremmo vedere in posizioni diverse, invece noi le stelle le vediamo fisse.
E Giordano Bruno risponde nella maniera giusta, dice: se sembrano fisse, quelle pure si muovono, ma stanno a una distanza talmente ampia, talmente grande da noi, e sono talmente lontane che sembrano ferme, ma non sono ferme, e noi stessi non siamo fermi. Quindi capisce che le stelle sono soli, che si muovono, ma capisce un'altra cosa incredibile. Cioè lui dice, ogni stella ha i suoi pianeti intorno a sé. Ora, insomma, è una cosa veramente eccezionale, perché la prima scoperta proprio sperimentale, insomma visiva, che esistono pianeti fuori dal Sistema Solare, è roba degli anni 2000. Perché ovviamente qual è il problema, ma lui lo capisce perfettamente. Lui dice, ma quelli sono mondi opachi, quindi noi se noi vediamo le stelle che sono fortemente dotate di calore e luminosità, ma certo questi pianeti non li possiamo vedere perché sono opachi. E in effetti fino alle utilizzazioni di Hubble eccetera degli ultimi anni non si era riuscito a identificare pianeti intorno alle stelle. Adesso con calcoli e con osservazioni di una precisione strabiliante siamo arrivati, credo, quasi a sono stati trovati progressivamente quasi un centinaio di pianeti intorno a varie stelle, cioè si sono osservati dei puntini oscuri di cui si sono calcolati pure i movimenti intorno a tutta una serie di stelle. Allora praticamente si sta confermando sperimentalmente solo da 15 anni quello che Giordano Bruno ha detto, cioè esistono infiniti mondi con infiniti pianeti che nessuno può dire che diciamo sono deserti e sono pietre desolate, perché la Terra non è un'eccezione, la Terra c'ha la vita intelligente, la vita intelligente sta pure lì. Ora, quindi lui argomenta una visione, diciamo, copernicana, ma che va ben oltre Copernico, va verso il panteismo, cioè dell'infinito universo e mondi. Poi scrive un altro dialogo, in capo a pochi mesi, scrive un altro dialogo fondamentale della causa, principio e tuno. Vi spiego brevemente della causa, principio e tuno e poi passiamo a chiedere la recita di qualche sonetto di Bruno al nostro amico Giuseppe Zivolo. Cioè, che cosa dice della causa, principio e tuno? Guardate come, insomma, quest'uomo eccezionale si deve guardare attorno. Cioè, lui a questo punto è arrivato a una posizione panteista. Allora scrive della causa, principio e tuno per sostenere che Dio è trascendente e immanente nello stesso tempo. Cioè, Dio sta nella realtà, sta nella natura, però sta pure al di là, è dentro e fuori, è trascendente e immanente. Della causa, principio e tuno, perché lui dice bisogna stare attenti a vedere che ogni cosa ha una causa e un principio, e anche l'universo ha una causa e un principio. Qual è la differenza tra la causa e il principio? Che la causa è esterna, il principio è interno. Allora Dio come causa del mondo è esterno, come principio è interno, è tutte e due. Per esempio, fa l'esempio del punto che fortunatamente è chiarissimo, cioè la causa di un punto è la penna con cui io lo disegno su un foglio di carta bianca o su il gesso con cui lo disegno su una lavagna. Quindi la causa è esterna, il pezzetto di gesso io lo tolgo, la penna la tolgo, il punto e la penna o il gessetto sono esterni. Però il punto a sua volta dà luogo a un segmento, a una linea. La linea contiene il punto dentro di sé, quindi c'è una causazione che è esterna, ma un principio che è interno. Per esempio, noi parliamo dei principi del diritto. I principi del diritto sono interni a ogni norma giuridica. I principi della medicina sono interni a ogni ricetta medica, diciamo. Quindi il principio è qualche cosa di interno. La causa è qualche cosa di esterno. Quindi Dio è causa del mondo, quindi è esterno. Però è principio del mondo, un poco nel senso anche dell'archè dei presocratici. È qualche cosa che è alla base di tutto ed è presente dappertutto. Allora, della causa, principio è uno. Allora Dio è causa, è principio, ma non è due cose, è una sola cosa, è l'uno. È l'uno di Pitagora, cioè
Giordano Bruno fa apertamente professione di pitagorismo. Scusate, professione di pitagorismo significa un'altra cosa molto molto intrigante, perché diciamo, a un certo punto Giordano Bruno fa l'elogio dell'egizianismo, cioè il primo che inventa una cosa nuova. C'era stata Roma, c'era stata la Grecia, c'era la cultura classica che veniva ripresa. Giordano Bruno apre la strada poi anche a Giambattista Vico per dire: ma stiamo attenti che c'è una sapienza più antica che la sapienza egizia. Ora lui questa sapienza egizia la ricostruisce sulla base del corpus hermeticum, cioè di testi che erano sostanzialmente stati scritti tardivamente, insomma. Però, come devo dire, riprende l'egizianismo. E già, ma intanto, secondo tutta una serie di interpretazioni, Pitagora, prima di venire a Crotone a fondare la scuola pitagorica, aveva imparato la religione e i misteri egiziani e quindi aveva riportato in una chiave diversa greca la sapienza egizia nella Magna Grecia. Quindi lui riprende Pitagora, riprende i presocratici e tira in ballo questa faccenda dell'egizianismo, che poi è molto simpatica, perché lui dice gli egiziani, tra l'altro, erano caratterizzati dal fatto di avere un contatto più diretto di noi con la realtà spirituale, perché noi usiamo le lettere, usiamo il linguaggio, usiamo i ragionamenti, loro usavano degli ideogrammi, diciamo, i geroglifici, eccetera, e vedevano il divino dappertutto. Non è un caso che adoravano, per esempio, i gatti oppure altri animali. Vabbè, allora quindi ci sta pure un elogio dei gatti interessante. Dunque, andate a vedere, guardateci, a proposito di cose rinnovate, al Museo Nazionale di Napoli è stata rinnovata la sezione egizia, ma è una cosa splendida proprio, cioè veramente, perché prima erano tutti reperti oscuri, non si riusciva a capire che significavano, non si distinguevano le varie epoche, ora li hanno organizzati in una maniera proprio perfetta, leggibilissima. E ci stanno a un certo punto pure le divinità, i gatti, Bastet, la dea gatta, eccetera. Quindi andatela a vedere. Come sapete, la prima domenica di ogni mese si va pure gratis. Fatevi una puntata al Museo Nazionale. Allora, stavamo dicendo di questo egizianismo di Giordano Bruno. Ma soprattutto lui si rifà a Pitagora, si rifà a Parmenide e dice: della causa, principio et uno, cioè Dio non è causa e principio come se fossero due cose, è trascendente e immanente insieme, è uno, è l'uno di Pitagora, è l'uno di Plotino. Ora l'uno da che è caratterizzato? Dal fatto che l'uno è tutto, il tutto è immobile, perché in quanto tutto dove dovrebbe andare? Non può andare da nessuna parte, perché è tutto, quindi l'uno è immobile, l'uno non si trasforma, perché si dovrebbe trasformare in altro da sé, dovrebbe perdere la propria essenza, cioè praticamente fa i ragionamenti di Parmenide riferendoli all'uno, cioè la totalità della realtà, cioè Dio è eterno e immutabile. La realtà invece è in preda al divenire di Eraclito, quindi vedete che mette assieme Pitagora, Parmenide, Eraclito e Plotino, e dice: il mondo invece, appunto, della pluralità è in preda a un continuo divenire. Pure queste sono pagine molto belle, cioè la natura sta continuamente in movimento, non sta mai ferma, è soggetta a continue vicissitudini, cioè a continue trasformazioni, a continue metamorfosi. Ora, sulla base di questa filosofia della trasformazione, del divenire, della metamorfosi, lui approda a una morale dell'attivismo. Però io, prima di spiegare molto brevemente questa morale dell'attivismo nello spaccio della bestia trionfante e negli eroici furori, gli altri due grandi dialoghi di Londra, se Zevola è d'accordo gli darei la parola. Cioè, io sono molto grato a Giuseppe Zevola che si è prestato, che è un ammiratore di Bruno, ma più che un ammiratore è un interprete di Bruno, perché Bruno, diciamo, all'interno delle sue opere inserisce dei bellissimi sonetti che però naturalmente nelle antologie di letteratura italiana non ci stanno proprio. E chi mi impenna? E chi mi scalda il cuore?
chi non mi fa sentir fortuna o morte? Chi le catene ruppe e quelle porte onde rari son sciolti ed è sconfore? L'etade, gli anni, i mesi, i giorni e le ore, figlie ed armi del tempo, e quella corte a cui né ferro né diamante forte assicurato man dal suo furore. Quindi le ali sicure all'aria porgo, né temo intoppo di cristallo vetro, ma fendo i cieli e all'infinito mergo. E mentre dal mio globo agli altri sorgo e per l'etereo campo oltre penetro, quel che altri non ci vede lascio altergo. Causa, principio e tuno sempiterno, onde l'essere, la vita, il moto pende, e a lungo e a largo e profondo si stende quanto si dice in ciel, terra ed inferno. Con senso, con ragione, con mente scerno, che atto, misura e conto non comprende quel vigor, mole e numero che tende oltre ogni altro inferior, mezzo e superno. Cieco errore, tempo avaro, ria fortuna, sordi invidia, vil rabbia, iniquo zelo, crudo coro, empio ingegno, strano ardire, non basteranno a farmi l'aria bruna, non mi porranno innanzi agli occhi il velo, non faranno mai che il mio bel sol non mire. Io che porto d'amor l'alto vessillo, gelate o spene e li desir cocenti, a un tempo tremo, agghiaccio, ardo e sfavillo, son muto e colmo il ciel de strida ardenti. Dal cor scintillo e dagli occhi acqua stillo, e vivo e muoio e fo riso e lamenti. Vive son l'acqui e l'incendio non more, che agli occhi ho teti ed ho vulcan nel cuore. Altr'amo, odio me stesso, ma se mi impiumo, altri si cangia in sasso, poggio altro al ciel se io mi rifugio al basso, sempre altri fugge se io seguir non cesso. Se io chiamo, non risponde, e quando cerco più mi si asconde. È finito. Io sono molto grato a Giuseppe Zevola, perché anche se il testo è difficilissimo, però appunto spero poi lo potrete rileggere in classe, la sua comunicativa è tale per cui si capisce questo empito di Giordano Bruno che mette le ali per volare verso l'infinito, e insomma è talmente espressivo il suo modo di recitarlo che permette di, insomma, di cogliere qualche cosa pure al di là delle parole. E quindi
onore a Giordano Bruno e speriamo che anche la sua opera letteraria venga rivalutata. Tra l'altro ci tengo a sottolinearvi che Giordano Bruno, come avete sentito dalla recita a memoria, tra l'altro di nuovo sempre complimenti di Zevola, è difficilissimo da capire, figuratevi tradurre. Ora, in questo momento Giordano Bruno viene tradotto in russo, in cinese, in portoghese, brasiliano, insomma veramente sta diventando un filosofo finalmente disponibile in tutte le lingue decisive. Allora, torniamo a Giordano Bruno brevemente, perché abbiamo detto la parte teorica del suo pensiero. Brevemente veniamo alla parte pratica che è stata espressa così efficacemente dalla recitazione di Zevola. Cioè, lui scrive due dialoghi sulla morale. Uno è lo spaccio della bestia trionfante, cioè lo spaccio significa la bestia che viene spacciata, che viene messa in fuga, e la bestia del vizio. Ora è molto interessante la tesi, questo mettere in fuga il vizio tra gli uomini è possibile solo se si crea una repubblica platonica, cioè ci vuole uno sforzo collettivo, ci vuole una serie di istituzioni che favoriscano i rapporti umani, ma non mi voglio soffermare. Poi soprattutto ci sono gli eroici furori, cioè l'opera che non si riferisce alla collettività ma all'individuo. L'individuo che vuole vivere come essere umano deve avere un eroico furore, eroico nel senso di eros, nel senso dell'eros platonico, cioè si deve proiettare verso Dio, ma Dio dove sta? Nelle cose, sta negli animali, sta nella natura. Quindi l'eroico furore di Bruno è molto simile, diciamo, allo slancio mistico degli uomini del Medioevo, ma mentre il misticismo medievale era rivolto a un Dio trascendente, quindi significava un oblio, come dice lui, di se stessi, invece gli eroici furori sono una spinta di amore verso le cose, verso gli animali, verso il prossimo, verso la natura, in cui si ritrova il divino, ma si ritrova il divino in forma sensibile. Quindi è il contrario dell'ascetismo medievale, è non un dimenticarsi di se stessi, ma un ritrovare se stessi. Ora, detto questo, io vorrei continuare a far sentire la voce di Bruno, però in una maniera più semplice, perché vi ho riportato un paio di risposte al Tribunale di Venezia. Come si arriva a questo Tribunale di Venezia? Allora noi abbiamo detto, Bruno va a Parigi, va a Londra, ritorna a Parigi, dopo Parigi, perché viene a un certo punto dà fastidio a tutti quanti, va a Wittenberg. Wittenberg, come sapete, era la città di Lutero, dove Lutero aveva affisso 500 anni fa esattamente le famose 95 tesi. In un primo momento lui parla di Lutero come l'Ercole tedesco, viene ben accolto, poi comincia a criticare pure i luterani e se ne deve andare pure da Wittenberg, va a Francoforte. A Francoforte fortunatamente per un paio d'anni riesce a studiare tranquillamente e scrive i tre grandi dialoghi latini, però su cui non mi soffermo. Però che cosa succede? Che a un certo punto, siamo nel 1591, un nobile veneziano, un certo Giovanni Mocenigo, gli scrive invitandolo caldamente a Venezia a fargli lezioni private di mnemotecnica. Ora, che cos'è la mnemotecnica? Giordano Bruno era un neoplatonico, quindi pensava che tutto è uno. Se tutto è uno, le cose si riconnettono le une alle altre, si possono trovare dei fili logici per ricordare tutto. Quindi lui teneva una grande memoria, sia diciamo di natura, ma una memoria coltivata con la mnemotecnica che gli veniva pure da Raimondo Lullo, uno studioso di questa disciplina, e dal neoplatonismo di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Quindi lui era un grande esperto dell'arte della memoria. Però l'unità della realtà comporta pure un'altra cosa, che se le cose sono tutte quante collegate fra di loro, perché fanno parte di un'unità, una cosa può incidere sull'altra, gli astri possono incidere sulla vita umana, le pietre preziose possono incidere sull'umore. Cioè, in altri termini, Giordano Bruno era anche un esperto di magia naturale.
Ora, che cosa succede? Che questo nobile veneziano, Mocenigo, lo invita a spiegargli la mnemotecnica. Giordano Bruno purtroppo accetta, perché Venezia era una città indipendente, cioè Venezia era una città dove c'era Paolo Sarpi, forse l'avrete sentito nominare, che aveva difeso fortemente la sua autonomia da Roma. Quindi Giordano Bruno, andando a Venezia, si sentiva abbastanza sicuro. Tra l'altro ci sono anche recentissimi studi secondo cui lui forse aspirava a una cattedra di matematica a Padova, perché era un grande matematico, che è la cattedra che poi invece prenderà niente meno che Galileo Galilei. Comunque lui va a Venezia e delude questo Mocenigo. Secondo alcuni, Mocenigo sperava che gli insegnasse la magia. Insomma, Mocenigo a un certo punto lo minaccia. Giordano Bruno, scusatemi se semplifico tutto, sta per fare le valigie per andarsene. In quel momento Mocenigo lo chiude a chiave e chiama le guardie del tribunale. Cioè, purtroppo, lo fa portare al tribunale di Venezia con l'accusa di essere un eretico, di avere detto delle cose contro la religione cristiana, e praticamente lo fa imprigionare. Ora, Giordano Bruno, di fronte al tribunale di Venezia, cerca di difendersi ammettendo qualche sua inosservanza dell'ortodossia cattolica, ma sostenendo di essere un buon credente, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che la Repubblica di Venezia, purtroppo, data appunto la situazione politica, cede a Roma, cede al Papa. Nel 1593 Bruno viene trasferito all'Inquisizione di Roma. Quindi, 1591 Bruno sta in santa pace a Francoforte. 1592 va purtroppo a Venezia, viene incarcerato. 1593 viene trasferito al Tribunale dell'Inquisizione di Roma, che era molto più severo. E praticamente per 7 anni si difende, cerca di evitare di abbiurare alle proprie posizioni filosofiche, gioca sul principio della doppia verità. C'è una verità di fede per chi non ha la forza di pensare e una verità di ragione per chi si applica alla conoscenza, eccetera. Quindi i filosofi devono avere una certa libertà di ragionare e chi non ha la forza di ragionare si deve attenere alla fede, ma sono due vie parallele. Comunque, a un certo punto la situazione politica si inasprisce. Il cardinale Bellarmino, siamo nel 1599, estrapola dalle sue opere 8 affermazioni, dicendo che quelle affermazioni sono eretiche, cioè sono contro l'ortodossia, contro la retta credenza, e lui deve abbiurare a quelle 8 affermazioni. Ora, è pure questo un mistero. Giordano Bruno, che per tanti anni, cioè dal 1592 fino ad allora, si era difeso in tutti i modi, cercando di apparire come qualcuno che aveva fatto solamente piccole deviazioni all'ortodossia, dice: no, basta, io queste cose le ho dette, le rivendico e sono giuste. Cioè, rifiuta di abiurare. Conseguenza, insomma, il 17 febbraio del 1600, quindi una data fatidica e facile da ricordare, 17 febbraio 1600, viene bruciato vivo sul rogo a Campo dei Fiori a Roma, e poi diventa in qualche modo nell'Ottocento, durante il Risorgimento, l'eroe del libero pensiero, eccetera. Probabilmente, ripeto, la condanna a morte è dovuta non solamente a problemi dottrinari di suo rifiuto di aspetti importanti dell'ortodossia, ma è dovuta anche a situazioni politiche. Cioè, il Papa Clemente VII vuole farsi appoggiare dagli spagnoli nella situazione che diventa sempre più difficile, e di cui parleremo a proposito di Tommaso Campanella, che guida pure lui una rivolta antispagnola e la paga con 27 anni di carcere nel Maschiangioino. Ora, io vorrei concludere leggendovi però solo una parte delle deposizioni di Giordano Bruno al Tribunale di Venezia, quando lui si difende e fa una sorta di autobiografia. Leggo rapidamente. Dice, allora, interrogato, dice:
gli viene chiesto come ha nome esso costituito, cioè lui imputato, e qual è il suo cognome, da chi è stato e figliolo, di che patria e nazione e di che professione è stato esso e suo padre. Allora risponde Giordano Bruno: io ho nome Giordano, della famiglia di Bruni, della città d'Enola, vicino a Napoli 12 miglia, nato e allevato in quella città, e la professione mia è stata ed è di littere e d'ogni scienza. E mio padre aveva nome Giovanni e mia madre Fraulissa Savolina. E la professione di mio padre era di soldato, il quale è morto insieme anche con mia madre, per cui poi andò in convento. Subdensa ad interrogazione, sottoposta a interrogatorio, io sono dell'età di anni 44 in circa e nacqui, per quanto ho inteso dagli miei, dell'anno 48. Questo è un fatto storicamente importante, cioè purtroppo fino al 1620-30 non c'erano i registri dei nati e dei morti, quindi nessuno, insomma, non ci stanno documenti sicuri sulla nascita di Giordano Bruno e di moltissimi altri pure personaggi importanti. E sono stato in Napoli a imparare lettere de umanità logica e dialettica sino a 14 anni e solevo sentire le lezioni pubbliche d'uno che si chiamava il Sarnese e andavo a sentire privatamente la logica da un padre agustiniano chiamato Fra Teofilo da Vairano, che dopo lesse la metafisica in Roma, cioè tenne lezioni sulla metafisica. Ora qua che vuole significare? La dottrina ufficiale era il tomismo, i domenicani erano tomisti, il convento di San Domenico era una grande università tomista, però lui ammette di aver avuto un maestro anche agostiniano, Teofilo da Vairano, e poi nei dialoghi di Londra lui mette un personaggio centrale che si chiama Teofilo, che è il maestro, un poco come Platone che mette Socrate nei suoi dialoghi. E dei anni e dei 14 anni o 15 in circa pigliai l'abito de San Domenico nel monasterio o convento de San Domenico in Napoli e fui vestito da un padre che era allora priore di quel convento, nominato maestro Ambrosio Pasqua. E finito l'anno della probazione, cioè c'era un anno di prova, fui ammesso da lui medesimo alla professione, cioè alla professione di fede, al sacerdozio, la quale feci solennemente nel medesimo convento e non credo che altri allora facesse professione se non un converso, e dopo fui promosso agli ordini sacri e al sacerdozio agli tempi debiti. Quindi diventa prima monaco domenicano e poi sacerdote. Scusate, vi lascio la lettura per brevità. Allora continua l'interrogatorio, dice: interrogato se pubblicamente o privatamente nelle lezioni che egli ha fatto in diversi luoghi, secondo ha detto di sopra negli altri suoi costituti, cioè secondo quello che lui ha raccontato nelle altre testimonianze, ha mai insegnato, tenuto o disputato articolo contrario o repugnante alla fede cattolica e secondo la terminazione della Santa Romana Chiesa, respondit. Direttamente non ho insegnato cosa contro la religione cattolica cristiana, benché indirettamente, come è stato giudicato in Parigi, a Parigi, dove pure mi fu permesso trattare certe disputazioni sotto il titolo dei 120 articoli contro gli iperipatetici, cioè un'opera contro i seguaci di Aristotele scritta a Parigi, un'opera diciamo minore tra virgolette, ed altri volgari filosofi stampati con permissione dei superiori, come fosse lecito trattarne secondo la via dei principi naturali, non pregiudicando alla verità secondo il lume della fede. Cioè lui che cosa sostiene continuamente? Io ho parlato secondo il lume naturale, cioè secondo la luce della ragione, però le cose che io ho detto sulla base della ragione non sono in antagonismo con la fede, non pregiudicando alla verità secondo il lume della fede. Nel qual modo si possono leggere e insegnare i libri di Aristotele e di Platone, che nel medesimo modo indirettamente sono contrari alla fede. Vedete com'è intelligente la difesa, cioè dice: se diciamo io non mi posso esprimere filosoficamente, allora neppure Platone e Aristotele potrebbero essere letti e studiati, perché loro in base alla ragione hanno parlato, non in base alla fede. Quindi i libri di Aristotele e di Platone, che nel medesimo modo indirettamente sono contrari alla fede, anzi molto più contrari che gli articoli da me filosoficamente proposti e difesi, i quali tutti possono essere conosciuti da quel che è stampato in questi ultimi libri latini da Francoforte intitolati De minimo, De monade, De immenso et innumerabilibus ed in parte De composizione imaginum.
E in questi libri particolarmente si può vedere l'intenzione mia e quello che ho ottenuto, cioè quello che io ho sostenuto, la quale insomma è che io tengo, cioè io sostengo, un infinito universo, cioè effetto dell'infinita divina potenza, perché io stimavo cosa indegna della divina bontà e potenza che, possendo produrre oltre a questo mondo un altro e altri infiniti, producesse un mondo finito. Sì che io ho dichiarato infiniti mondi particolari simili a questo della Terra, la quale con Pitagora intendo un astro simile alla quale è la Luna, altri pianeti e altre stelle, le quali sono infinite, e che tutti questi corpi sono mondi e senza numero, cioè sono mondi, non è che sono pietre, non è che sono inerti, sono mondi abitati, vivi, e sono infiniti senza numero, li quali costituiscono poi la università infinita in uno spazio infinito, e questo si chiama universo infinito nel quale sono mondi innumerabili. E mi fermo qua nella citazione. Voglio solamente aggiungere un'ultima cosa, perché mi pare che, vi ringrazio dell'attenzione, siamo riusciti a dire tutto l'essenziale dell'aspetto teorico, l'essenziale dell'aspetto morale degli eroici furori, così ben interpretato da Zevola. Io voglio chiudere con il Cantus Circeus, perché è un'opera trascurata, 1582 a Parigi, è un'opera ironica, cioè lui vuole fare un elogio della maga Circe. La maga Circe era considerata un personaggio, diciamo, malefico, perché appunto, come vi ricorderete dall'Odissea, trasformava gli uomini in maiali. Ora invece lui fa un elogio della maga Circe, perché dice la maga Circe ristabilisce la verità, perché gli uomini hanno una scorza umana, ma la maggior parte degli uomini sono bestiali. Allora, dietro questa apparenza di umanità c'erano una ferinità, una crudeltà, una ferocia. La maga Circe allora fa bene, perché trasformando alcuni uomini in animali, poveri maiali, poveretti loro, trasformando alcuni uomini in animali, adegua forma e contenuto. Cioè, praticamente a un contenuto intimamente bestiale di alcuni uomini fa corrispondere anche un'apparenza bestiale, in modo che non possano ingannare. E quindi ne viene fuori ovviamente un quadro pessimistico dell'umanità, che è poi un quadro che emerge pure dal Candelaio, questa brillantissima commedia in cui, un poco come nella Mandragola di Machiavelli, l'umanità è dipinta come strisciante, ipocrita, violenta, ingannatrice e così via. Potremmo dire tante altre cose, però io preferirei fermarmi a questo punto e sentire se voi avete curiosità. E poi spero molto nella vostra ricerca e anche nell'intreccio con una visita, direi, a San Domenico Maggiore, che vale la pena. Allora, se volete con calma fare domande. Volevo chiedere se potesse dire qualcosa sulla Cena delle Ceneri, perché tra poco ci sarà un certamen a cui alcuni di noi devono partecipare, quindi ci interessava anche sapere qualcosa, se possibile. La Cena delle Ceneri è il primo dei dialoghi italiani di Londra e praticamente cerca di ricalcare il meccanismo dei dialoghi platonici, il meccanismo in particolare del Fedro. Cioè, l'intreccio è un po' complicato, perché inizia con una cena che racconta quella che è la Cena delle Ceneri. Quindi ci sta un rinvio indietro, ci sta un gioco di rinvii, insomma. Arrivati appunto al terzo dialogo, credo, cioè quello decisivo, in cui finalmente si entra in argomento, si parla proprio di Copernico. E Copernico viene, da una parte, visto come colui che ha aperto le vie del cielo, ha disserrato le vie dell'universo, eccetera, eccetera. Però nello stesso tempo si profila la critica alla ricerca, ancora una volta, di un centro, che stavolta è il Sole rispetto alla Terra. E quindi c'è l'inizio del copernicanesimo. Però la Cena delle Ceneri è complicata, perché Giordano Bruno cerca di criticare gli ambienti londinesi e gli ambienti che ha trovato a Oxford. Questi ambienti sono
pedanti, cioè sono aristotelici e sono legati alla lettera invece che allo spirito. Allora, per esempio, è significativo che i partecipanti alla cena delle ceneri sono quattro. Il pedante dice: ma allora questo non è un dialogo, tu dici che stiamo facendo un dialogo, ma dialogo significa, questo non è vero, dialogo significa uno scambio fra due persone, questo che cos'è? Un quadralogo, eccetera. Allora questo dotto aristotelico e soprattutto pedante viene messo alla berlina, viene preso in giro, perché dialogo non è che dipende da due partecipanti, dia in greco significa fra, cioè scambio di logos. Questo, diciamo, grammatico pedante però ignorante intende un'etimologia sbagliata, intende che il dialogo è tra due persone e dice: ma noi siamo quattro, eccetera. Quindi il dialogo, la cena delle ceneri, è complicato, perché comporta pure il riferimento a polemiche con gli ambienti aristotelici, puritani e diciamo di pedanti letterati, eccetera, che Giordano Bruno ha trovato, con i quali entra immediatamente in conflitto e poi se ne deve andare pure dall'Inghilterra. Quindi sarà una bella avventura la lettura, non è una lettura proprio semplice perché ha vari strati. Mi fermo qua. Qual è l'oggetto di contemplazione attraverso il quale si arriva all'eroico furore e in che modo l'uomo raggiunge una sovraumana immedesimazione con il processo cosmico? Dunque, allora, scusate, eroico furore, ripeto, significa furore che viene da Eros, cioè non significa insomma eroico come noi lo intendiamo. Allora Eros chi è? È il dio dell'amore, ma è anche il dio della conoscenza, cioè il dio che platonicamente infligge una ferita che sarebbe la ferita dell'ignoranza. La ferita che infligge l'arco di Eros comporta un dolore, l'avvertire una mancanza, l'avvertire una sofferenza. Questa sofferenza, questa mancanza implica la ricerca di un completamento. Quindi Eros è il dio dell'amore, è il dio di chi cerca il completamento di se stesso in un altro, ed è mosso da qualche cosa di lacerante, è mosso da una ferita, però nello stesso tempo è dal punto di vista del filosofo la ricerca della verità, il sentirsi sofferenti perché mancanti della verità. Allora l'eroico furore non è che deve essere messo in moto da qualche cosa, è proprio dell'uomo, è la condizione dell'uomo che è incompleto, oggi si potrebbe dire dal punto di vista sentimentale, emotivo, ma è anche incompleto dal punto di vista intellettuale, ha bisogno di altri per completarsi. Ora però Giordano Bruno a questo aggiunge il suo panteismo, cioè chi ha l'eroico furore ha una ferita, ha bisogno di completarsi, ha bisogno di capire, di conoscere, di integrarsi con altro, ma quest'altro è tutta la natura, perché tutta la natura è divina. Non è che la verità sta in qualche cervello e sta in qualche libro, non è che il completamento di se stessi sta solo nel libro o nella conoscenza, il completamento di se stessi sta nell'abbracciare la natura in qualche modo. Quindi l'eroico furore è una specie di follia che porta a tentare di trovare il divino dappertutto, nella natura, negli animali, negli uomini, a livello superiore nella conoscenza. Quindi, ripeto, insomma, un poco schematicamente, è uno slancio verso Dio, ma non inteso come un Dio trascendente, ma come un Dio che è presente in tutta la realtà. Però tutta la realtà non vista come piatta, come inerte, come materiale, eccetera, ma come animata, come dice Bruno, da un artefice interno, continuamente in vita, continuamente in movimento. E quindi in questo senso è un concetto fortemente filosofico, cioè l'eroico furore non si soddisfa mai, perché arriva da qualche parte, ma questa qualche cosa si sta già trasformando, già ha bisogno di qualche cosa di altro, eccetera. C'è la tendenza dell'uomo a cercare di completarsi infrangendo ogni limite continuamente, come c'è anche un po' nei sonetti che ci ha recitato Zevola.
Nella sua opera Lo spaccio della bestia trionfante, Giordano Bruno afferma: non contempli sensazione e non operi senza contemplazione. Non contempli sensazione e non operi senza contemplazione. Secondo lei come dovremmo prendere questa affermazione? La citazione, diciamo, mi sfugge, però secondo me ha questo senso, che praticamente c'è un'unione profonda tra la conoscenza e l'azione, tra teoria e prassi, e c'è un'unione profonda tra la conoscenza e, diciamo, il trasporto sentimentale, come devo dire. Cioè, Giordano Bruno è il filosofo dell'uno, è il filosofo dell'unità del tutto, quindi anche l'uomo non è qualche cosa che si divide nettamente tra teoria e prassi, tra conoscenza e mondo affettivo. Scusate, questo è importante, sì, anzi credo posso cogliere un punto, cioè Giordano Bruno è contro Aristotele. Per quale motivo? Semplicissimo, perché Aristotele ha sostenuto che il mondo è finito e invece per lui è infinito. E poi Aristotele ha sostenuto che la realtà è fatta di materia e forma. La forma si imprime sulla materia, però sono due cose separate. Invece per Bruno forma e materia sono strettamente unite, sono un'unica cosa. Allora, siccome forma e materia nell'uomo sono anima e corpo, intelligenza e emotività, intelligenza e sensibilità, per Bruno anima e corpo sono la stessa cosa. Allora la comprensione non può essere separata da una partecipazione emotiva, da una partecipazione corporea, come devo dire. E allora la teoria non può essere separata dall'azione e la comprensione non può essere separata dalla corporeità. Anzi, mi fa piacere di poter aggiungere un fatto molto che a me mi ha sempre molto colpito di Giordano Bruno. Cioè, a questo punto Giordano Bruno che dice? Anima e corpo sono una cosa, allora l'anima dell'uomo arriva al livello supremo dell'intelligenza. Pure gli animali hanno l'anima, hanno una certa intelligenza, però nell'uomo questa intelligenza, il logos, è arrivata al culmine. All'intelligenza dell'uomo che cosa corrisponde? Corrisponde la struttura corporea dell'uomo. La struttura corporea dell'uomo che c'ha di particolare? Le mani. Allora praticamente Bruno mette una stretta relazione tra la mente e le mani e praticamente vuole dire questo: sono tutt'uno. Allora, se l'intelligenza dell'uomo non fosse anche armata, diciamo così, prolungata nel suo corpo dalle mani, l'uomo non sarebbe il signore del mondo. Le mani non sono qualche cosa di staccato dalla mente. Addirittura a questo punto sapete che si può dire? Che secondo Giordano Bruno, siccome negli infiniti mondi ci sono infinite forme di vita intelligenti, gli extraterrestri devono tenere pure le mani, perché solamente la mano permette di manipolare la realtà e uniformarla alla logica, al logos, alle leggi della natura che l'uomo trova. Quindi per Giordano Bruno anima e corpo sono integrati. Allora, se le altre specie sono intelligenti, ci avranno pure un corpo simile a quello dell'uomo. Quindi gli alieni, scusatemi se mi permetto di essere un poco fantascientifico, gli alieni saranno molto simili a noi, pure fisicamente. Non possono essere delle piovre, dei polipi, come in certi film di fantascienza, che sennò come costruiscono le cose? Cioè, ma guardate, questo non è che una banalità. Lui è un grande umanista, fa parte del mondo di Leonardo da Vinci, cioè l'intelligenza dell'uomo è pure l'intelligenza dell'ingegnere, cioè di quello che costruisce le cose con le mani, le disegna e poi le costruisce con le mani. Quindi c'è un bel collegamento possibile pure con Leonardo in questa frase, secondo me. Come Zevola ci potrebbe insegnare, perché l'ha visto, l'unico testo scritto a mano da Giordano Bruno, sicuramente scritto da lui, in questo momento sta a Mosca, il che è molto significativo. Cioè Giordano Bruno veramente è un filosofo universale, insomma. Nel Settecento un nobile russo, Norov, eccetera,
vide questo manoscritto, pagò cifre incredibili per poterlo avere, e adesso sta ancora a Mosca, e l'istituto sta cercando di fare una riproduzione fotografica di questo grosso manoscritto, che è sicuramente proprio a mano di Giordano Bruno. A parte che Zevola di manoscritti Giordano Bruno, di stessi di Giordano Bruno, ne ha analizzati tanti, ne ha estratto pure disegni e spunti iconografici, eccetera. Insomma, guardate, a me pure quello che mi fa piacere sottolineare, uno pensa Giordano Bruno è morto, poveraccio, sta laggiù, l'immagine è morto nel 1600, ora siamo nel 2017, sono passati 400 anni. No, ma quello praticamente, quello che ha intuito Giordano Bruno, ancora diciamo sperimentalmente non è diciamo sicuro, ma si sta rivelando sempre più chiaro, cioè quello ha precorso di 400 anni le conquiste osservative, insomma. Quindi è ancora un filosofo proprio vivo, attuale. Quando arriveranno gli alieni con le mani di E.T., eccetera, potremmo dire che quello Giordano Bruno già aveva capito. Sto qua. Ho l'impressione che state elaborando una domanda. Ma quest'arte della memoria, per esempio, è un'altra cosa di cui Zevola è esperto, perché il fatto è questo, il fondamento teorico è questo, che tutto è uno. Allora, se tutto è uno, ci stanno le corrispondenze tra le varie cose, cioè le cose non sono staccate, le varie entità della natura, le varie realtà, i vari episodi non sono staccati fra di loro, hanno una correlazione. Allora, come può sperimentare chiunque di noi, se io mi voglio ricordare un discorso parola per parola, o comunque insomma se io cerco di ricordare le cose staccate, degli eventi staccati gli uni dagli altri, io faccio uno sforzo enorme. Se io voglio ricordare un numero che non significa niente, mi devo ricordare tante unità e non me lo riesco a ricordare, ma se quel numero è significativo, se tra gli eventi io vedo il filo che li collega, allora io prendo il bandolo della matassa e se ne viene tutto il gomitolo appresso. Questo è il concetto. Ora però la mnemotecnica è complicata da questo fatto che per agevolare il passaggio da un'idea all'altra, quindi cioè se io mi voglio ricordare A più B più C più D, io mi sforzo mentalmente, non mi ricordo più niente. Se io partendo da A trovo il filo che collega tutto fino a Z, lo tiro e mi ricordo tutto. Solamente che Giordano Bruno questa mnemotecnica, mi scuso se dico cose un po' superficiali, la collega pure alle immagini. Cioè io devo collegare ogni concetto a un'immagine, da un'immagine passo a un'altra con un collegamento, diciamo così, logico, e quindi così mi riesco a ricordare tante cose. Anche perché le immagini, mentre la parola bicchiere riguarda solo il bicchiere e basta, le immagini sono molto pregnanti di vari collegamenti. Quindi io collegando fra loro varie immagini riesco a ricordare un sacco di cose. Comunque è proprio una tecnica, insomma, che era stata elaborata prima da Raimondo Lullo e poi è stata elaborata dal grande Pico della Mirandola, che come è noto aveva una memoria formidabile, e poi da Giordano Bruno. Che rapporto ha avuto Giordano Bruno con la città di Napoli? Mi permetto di dire che ha avuto questo rapporto. Prima di tutto ha avuto l'intelligenza dei napoletani, che non è che è una cosa che mi invento io, è una cosa che ha ripetuto Hans-Georg Gadamer, il maggiore pensatore del Novecento. Ogni volta che veniva qua, è venuto fino a 98 anni di età, veniva faticosamente perché diceva: nella Magna Grecia, di cui Napoli è parte integrante, ci sta più intelligenza che altrove, i giovani sono più intelligenti. Giordano Bruno è uno che si è imparato a leggere e a scrivere lui solo, cioè lui che ha avuto da Napoli, ha avuto prima di tutto l'intelligenza. Ora, non è che ha avuto solo l'intelligenza, ha avuto il convento di San Domenico Maggiore, perché il fatto è questo: voi oggi andate alla libreria Feltrinelli e comprate i libri, oppure su Amazon comprate qualunque libro di ogni parte del mondo, ma praticamente biblioteche con libri di tutte le scuole, di tutte le filosofie, di tutte le scienze,
non è che ce ne stavano molte. I domenicani invece avevano raccolto un'enorme biblioteca a San Domenico, quindi lui ha questa fortuna che ha dei buoni insegnanti aristotelici, ma soprattutto ha una biblioteca in cui praticamente si legge di tutto, si impadronisce di tutta la cultura antica e dei suoi tempi. Quindi io direi che l'aspetto principale, diciamo, di quello che Napoli dà a Giordano Bruno è proprio la biblioteca del convento di San Domenico. Poi gli dà pure un'altra cosa, sinceramente, perché se uno vede il candelario si rende conto che quello spirito, quella causticità, quell'essere arguto, quella comprensione dei caratteri umani che c'ha Giordano Bruno non è una cosa libresca, gli viene dal fatto che ha vissuto per le strade di Napoli, insomma. Cioè Napoli gli dà la conoscenza delle varie passioni, dei vari moventi dell'uomo, insomma. Quindi ecco, diciamo, un'enorme biblioteca con testi rari, introvabili, eccetera, da una parte, e dall'altra parte la vivacità del popolo napoletano nel bene e nel male. Non so se possiamo concludere con questo elogio della vivacità napoletana. Va bene, noi ci vedremo, mi pare, l'8 su un altro personaggio molto simile, cioè Tommaso Campanella. Va bene, vi ringrazio molto dell'attenzione, mi ha fatto piacere. Sì, ma no, grazie.